Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti, gli specialisti dell'aria. Oggi abbiamo fatto un video per farti vedere il nostro nuovo diffusore d'aria di design. Vedi, in questo modo qua noi abbiamo, ti facciamo vedere proprio come questo diffusore, che è molto piccolo e largo perché è 6 cm di altezza, 6 cm per 50 di profondità, da qua a qua sono 50 cm. Questo è un diffusore che serve soprattutto per la ventilazione meccanica perché ha una portata molto ridotta, arriva a un massimo di 80 metri cubi, 100 proprio se siamo in una grande stanza. E quindi non può essere usato questa condizione qua per il condizionamento, ci sono delle versioni un po' diverse. In questo caso è proprio per la ventilazione meccanica e come puoi vedere questo è il nostro pannello di cartongesso. Cartongesso, proprio cartongesso vero e proprio, il plenum e i due attacchi per la ventilazione meccanica, che è il classico tubo bianco, quello con l'interno antibatterico, diametro 63 interno e 75 esterno. Ecco, allora tu dirai che differenza c'è tra questo diffusore, a parte l'estetica, che comunque a me piace tanto e quindi ho voluto fare questo video apposta per far vedere una cosa molto nuova. Adesso, siccome noi siamo sempre avanti, abbiamo tutte le tecnologie per renderti, per rendere l'emozione visiva ancora più forte, tramite il nostro sistemino abbiamo creato la possibilità di farti vedere come funziona questo diffusore, perché l'aria è la cosa più difficile che c'è da spiegare perché non è visibile, ok? Allora in questo momento qua tutti gli ugelli sono, ecco, intanto ti faccio vedere che ogni singolo ugello è come un occhio e può essere girato dappertutto. Vedi, il bello di questo è proprio questa cosa qua, perché tu puoi decidere di metterli tutti in su, tutti in giù, tutto a sinistra, tutto a destra, puoi anche creare delle combinazioni. In questo caso sono tutti dritti, come puoi vedere. Allora noi ci mettiamo qua di fianco e ti faccio vedere come riesce a vedere il flusso dell'aria in uscita. Guarda, eccolo qua. Questo è esattamente come si comporta l'aria in uscita dal diffusore. Vedi che è praticamente uniforme dappertutto. Ogni foro ha la stessa uscita. E andiamo a fare una diffusione dell'aria praticamente orizzontale perfettamente. Ok? Se invece vogliamo cambiare il flusso, si va semplicemente con il dito, si manda in giù, ipotesi, in questo caso qua. Eccola lì, li facciamo tutti veloce, così siamo veloci. Eccola qua, così siamo tutti rivolti verso il basso e come puoi vedere, ecco, adesso mandiamo l'aria verso il basso. Oppure un'altra versione molto interessante è uno tutto su, uno tutto giù, sfalsati uno con l'altro e adesso ti faccio vedere come andiamo a diffondere l'aria. Allora, è vero che nella ventilazione meccanica non è importantissimo avere un lancio di questo tipo, a meno che non ci sia una grande stanza, ma allora lì si vanno a mettere altre bocchette perché è diverso dal condizionamento. Però in questa maniera qua, guarda cosa andiamo a fare, noi facciamo praticamente un angolo quasi un 30 gradi, perché andiamo a mandare sia così che così. Essendo che sono tanti, si riesce a uniformare l'aria perfettamente in ambiente. Ecco, conta che in questo caso qua abbiamo un ventilatore da 100 metri cubi che sta buttando per fare la prova. È molto a meno l'aria normalmente in un impianto di ventilazione meccanica, però in linea di massima e questo è quanto, ok? Quindi se vuoi avere informazioni oppure vuoi anche tu installare questo bellissimo articolo di design e soprattutto di funzionamento, mi raccomando, mandaci una mail oppure iscriviti al nostro canale, ancora meglio, così sarai sempre aggiornato sulle ultime novità e su tutto quello che riguarda il mondo dell'aria da GMC Air Specialist, gli specialisti dell'aria. Ciao e alla prossima!